Bene, secondo noi oggi un incontro che ci tenevo per la verità, perché aver conosciuto Adriana è stata un'emozione, un'esperienza, perché lei è una giornalista venezuelana, mm-hmm. Diciamo comunicatrice della bellezza, dico io. Che cos'è Adriana Ayala? Ci raccontici di te. Ok, wow. Io sono una venezuelana, sono nata a Caracas. Dopo ho studiato giornalismo là in Venezuela, dopo ho fatto una post laurea in Brasile in film and television business, che è negozio in cinema e TV. Poi sono andata di nuovo in Venezuela per aprire una propria casa produttrice e iniziare a fare progetti in questo ambito. Così ho iniziato a viaggiare poi in Brasile, a lavorare per il canale in Brasile, negli Stati Uniti, un po' ho fatto il giro per il mondo lavorando sempre come produttrice. Poi questa è stata un po' la mia vita, sempre là in Venezuela, lavoravo per Venezuela, Brasile e Stati Uniti. Finché è arrivata un'età, ho avuto un po' la crisi dei 30 anni, che lavorava troppo, sempre in TV, tu lo sai com'è. Sì, certo. Senza orario, senza niente. Non abbiamo mai orario, non abbiamo tempo libero. Niente. Lavoriamo le feste. Sempre. Quindi ho detto, un attimo, perché lavorava tantissimo, era veramente nell'apice della mia carriera. Tu sai che mi prendo un paio di mesi per fare un'altra cosa, sai, un secondo lavoro, per vedere com'è, se veramente riesco a fare un'altra vita, simultaneamente. Così sono andata all'isola Margherita, là in Venezuela, un posto bellissimo dove si fa tanto kitesurf e windsurf perché c'è tanto vento. Quindi sono andata là, ho imparato a fare kite e ho visto la possibilità di avere un locale là, di fare un altro business. Così ho aperto un piccolo spa, tipo un mini centro benessere davanti al mare. Fatto così come imprenditrice, prima volta che facevo una cosa diversa al mio lavoro come produttrice e comunicatrice. E com'è stato il cambio dal giornalismo televisivo a poi diventare una persona amata in tutto il mondo, con oltre 36.000 follower? Come si diventa così famosi poi nel tuo settore? Boh, come lo sai, non è di un giorno all'altro. Dopo che ho fatto questo cambiamento di vita, ho conosciuto Luigi Marino, che per lui è che sono qua adesso in Calabria. Sì, perché lei, aprendo questo spa in Venezuela, ha conosciuto una persona che conosco, il marito, che si chiama Luigi, con un bel bambino, poi è nato Gesù, perché sì. il tuo figlio si chiama Gesù come tuo padre, perché tuo padre è un famoso chirurgo in Venezuela, sì. Perciò poi c'è stato l'amore e tu hai seguito l'amore in Italia. Ecco, sì, è stato così, è stato perché così. Lui gli ha deciso di venire qua in Italia di nuovo per stare vicino ai suoi, e ha detto ok, siamo una famiglia, diciamo, biculturale. Detto sì, è una scelta, un po' in Venezuela, un po' adesso in Italia. Però così. Tu arrivando in Italia non hai voluto perdere i contatti in Venezuela, in Brasile, in Spagna, in tutto il mondo. Così tu operi attualmente dalla Calabria, dove fai conoscere il bello della Calabria, perché la Calabria non è solo 'Ndrangheta o delinquenza, ma tu fai vedere il bello per quanto riguarda la Calabria, dopo andiamo su altre cose. Perché questa è la meraviglia dei social, se lo sai curare per bene tu puoi fare un uso meraviglioso. Tipo io che sono qua, sono arrivata senza contatti in TV, ho detto no, tramite i miei social, che l'Instagram funziona bene, il canale YouTube, posso continuare a comunicare quello che mi piace, quello che sempre mi è piaciuto, che è comunicare la bellezza del giorno, diciamo, della quotidianità. Adriana, come si comunica la bellezza? Perché tu mi hai fatto capire anche di un posto brutto ci può essere il bello. Mi spieghi questo, dal brutto può diventare il bello. Prendi l'attimo, cogli l'attimo, il carpe diem. Io penso che c'è un allenamento nello sguardo. È una cosa che si può allenare, ma devi avere pure la sensibilità e stare aperto alla diversità che c'è nel mondo. Io penso che quello, tipo in Venezuela, io sono di là, perché a volte il mio marito dice, no, ma come sei straniero, non sei di qua, è più facile trovare quella cosa che per noi è scontato.
Può essere, ma io penso di no, perché pur in Venezuela, dove io sono nato, sempre che vado là o che sono là, riesco ad incantarmi con una cosa che sembra frivola, diciamo, una cosa così. Invece, io penso che sta in ognuno di noi, quella cosa di incantarsi con delle piccole cose. Fa parte della persona. Sì, ma pure si può allenare. E ricordiamo che Adriano, in questo momento siamo collegati via Facebook e Instagram, che ci seguono tutti i tuoi follower, perciò sono felice e contento di questa comunicazione anche su Instagram con tutti i tuoi fan. Pure diciamo. Io, figurati. Perciò sono contento, saranno una brutta figura calabrese, ma una bellissima figura venezuelana, no? Perciò... tu però l'altro giorno, tu ogni settimana sei in giro per l'Italia o per il mondo. Sì. Cioè praticamente come viene contattato? Per esempio tu la settimana scorsa sei stato in un resort a Bormio, dove ho visto delle immagini bellissime, sei stata contattata da questo hotel 5 Stelle Lux, diciamo, sì, dove per promuovere diciamo questa location bellissima. Come avviene il contatto tra la proprietà oppure l'azienda che vuole promuovere un prodotto? Poi quando entri nel giro di Instagram un po' inizia quelle persone o quelle aziende che stanno tipo in sintonia con quello che tu comunichi. Quindi così che succede il bello. Eppure diventa una tipo persona, una catena di Sant'Antonio, lo chiamiamo così qua, una catena. Un passaparola, un passaparola. Conosco una persona che lavora dentro e lei mi ha detto: guarda, puoi venire in questo fine settimana che facciamo una cosa bella là. E cosa è successo? Ho detto di quando vado, perché il posto quando l'ho visto è bellissimo. E quello che mi incanta poter, quello è tipo il mio goal o il mio proposito di essere qua. Provare a girare tutta l'Italia, perché dove il mio figlio è nato, quindi io non posso essere una mamma straniera che non sa niente della sua radice. Tuo figlio parla anche la lingua, piccolino già comincia a capire tra l'italiano. Lui parla perfettamente lo spagnolo e l'italiano. E l'italiano. Perfettamente. Ma conoscendoti, conoscendo tuo marito, so che parlerà le altre lingue da qui a poco. Sì, 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 come no, quello sarebbe, io sarei super felice, perché io penso che le lingue aprono le porte a tutto il mondo. Io sono rimasto emozionato l'altra volta, io voglio far conoscere, è una chiacchierata questa, sì, Adriana, perché mi ha fatto vedere un video che mi ha molto emozionato l'altra sera, dove eravamo io, lei, il marito, il bambino e altre persone, dove mi ha fatto vedere un video mentre lei viaggia in aereo col figlio Gesù, andando in Venezuela. Sì. E stavate sorvolando le nuvole. Sì, sì. E siccome il papà tuo, che si chiamava Gesù, noto chirurgo venezuelano, è venuto a mancare pochi anni fa, tuo figlio ha detto una cosa bellissima, che tu poi hai montato su Instagram avendo grande successo. Mentre sorvolava questo aereo, il bambino con le cuffie vedeva le nuvole. Se sbaglio correggimi. Sì, sì, è così. E il bambino, di quanti anni ha Gesù? Sette anni, ha detto a lei che era a fianco sul sedile dell'aereo, vedendo le nuvole. La sua bravura è stata inquadrare Gesù, il figlio, mentre guarda le nuvole sull'oblò dell'aereo. E ha detto queste testuali parole il figlio: mamma, com'è bello le nuvole. Sicuramente, siccome non è un angelo che ha le ali, lo vedrò adesso sulle nuvole, perché gli angeli volano solo sulle nuvole. Sì, sì, sì. E lui su questa frase ha montato, Adriano, un video bellissimo, che dove veramente è bellissimo, si può guardare su Instagram, sì, no? Sì, sì. Dove ti emoziona, ha preso quell'attimo, è quello il bello delle cose, volando anche in un aereo tu hai preso l'attimo bello. Sì, perché tanta gente si può identificare
Tanta gente che mi ha scritto, ah sì, pure io una volta ho pensato sempre che quando viaggio vedo, sì, mi connetto con i miei familiari. È una frase sempre scontata, però non è stata così scontata. No, un po', un attimo così semplice ma molto profondo. E lui dopo mi ha detto, no, guarda meglio tu, che tu lo conosci meglio di me, forse tu riesci a vedere. A vedere il nonno perché lo vedi. Perché lui non l'ha conosciuto, sì, cioè, mio padre sì, è morto quando era incinta, quindi non è riuscito a conoscerlo. Perciò tramite la tua comunicazione lui riesce a vedere questa, cerca di vedere il papà, il nonno, chiedo scusa, sulle nuvole perché è un angelo. Sì, questo. Bellissimo. No, mi è emozionato quel filmato perché c'è tanta emozione, anche in questo momento te gli occhi ti brillano perché secondo me tu avevi un rapporto con papà bellissimo perché voi siete 4-5 figli. Quattro figli. Pensate, 4 figli, tutti venezuelani, adesso vivono in Canada. Sì. I tuoi fratelli, dove ognuno dei fratelli è diventato un professionista di qualche settore. Sì. Perciò una famiglia creativa, possiamo dire, la famiglia Iana? Sì, 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 sì. Creativi, lavorativi, ci piace conoscere il mondo, andare avanti. Sì, questo l'ha insegnato il mio padre e mia madre. Quanto è importante conoscere il mondo per un giovane, per chiunque? Per me è la base di tutto. E non è importante, è vitale perché ti fa capire che tu sei una sola persona dell'umanità, non sei il centro del mondo, il centro del mondo. Io penso che quando una persona rimane ferma in un posto, pensa che lui, che questo perché lei o lui è più importante degli altri. Non è così. Io penso che viaggiare ti apre la sensibilità del mondo. Ti fa capire che puoi fare tantissime, ma devi lavorare per arrivare dove vuoi. Tu hai conosciuto tante culture. Qual è la cultura, di quale, diciamo, nazione, la cultura che ti ha impressionato? Sempre in positivo, perché tu il negativo di solito lo metti da parte. Mm-hmm. Ma la positività di una nazione, qual è la nazione che ti ha impressionato di più? Boh, Latino America sicuramente, perché diciamo è la quella che conosco di più. Però pure andando in viaggio è il Giappone, mi ha colpito come vivono, tipo la tradizione super genuina con la super modernità. Sai, c'è questo stacco proprio, netto. Tra... Tipo tutte e due, si va in Giappone, in Tokyo, tu poi si guida mezz'ora dentro, vedi il Giappone antico e si stai lì nella città è super moderno. E sicuramente i giapponesi hanno in famiglia, convivono con queste due culture, mi capisci? Sì, sì, c'è questo spacco sì. Immediato, sì, sì, sì. Non c'è una via di mezzo, bevi le tradizioni e vivi la modernità immediata. In una sola persona, in una sola famiglia. Sì, no, questo è ho capito. Perciò ecco questo, diciamo, l'aprirsi agli altri popoli, alle altre culture, no? Mm-hmm. Noi siamo in un momento, Adriana, sai, di guerra. La guerra è una cosa bruttissima. Un influencer che propone il bello, sai che in Ucraina si sta distruggendo tutto in questo momento. Io condanno le guerre al di là dei capi di Stato, no, a me non mi piacciono perché ci sono morti, bambini, persone comune, magari persone che hanno fatto un'attività, una vita, adesso ce l'ha distrutta. Cosa vedi nel futuro di bello che potrebbe nascere in Ucraina? Sicuramente l'unione, perché loro adesso si devono vedere tutto l'appoggio che sta dando il mondo a loro, no? E questa possibilità di essere parte anche dell'Europa, grazie al movimento che loro stessi hanno fatto. Però la Russia allo stesso tempo è anche una bellissima nazione. Anche loro sono penalizzate perché le guerre poi colpiscono tutti, no? Perciò quanti anni ci vorranno per ricostruire il bello che si è perso? Guarda, questo lo potrei sapere di più tu che vieni da un paese che è stato in guerra, no? Sì, io ho fatto, diciamo, dei servizi sia in Kosovo, perciò ho fatto l'Africa, ho fatto anche, diciamo, il Medio Oriente, perciò le ho viste. Però poi ci sono delle nazioni che si riesce a costruire in brevi anni, mm-hmm. Dove l'economia, si dice che quando c'è una guerra poi arriva l'economia, gli aiuti, no? Mm-hmm.
Però c'è il bello antico che non si riesce più a costruire. Il bello antico è il monumento, sì. Quello che ha la storicità che si perde. Non è facile ricostruirla com'era. Perciò io penso che ci vorranno tanti anni poi per ricostruire il bello. E penso che ci riusciranno, i nostri figli, i nostri nipoti vedranno. Altre generazioni. Altre no? Generazioni vedranno il bello. Mi auguro che finisca subito questa guerra, però, no? Sì, sì, sì. Perché un spreco totale di energie, di risorse, esatto. Di persone. È solo spreco. È solo spreco. Si distrugge l'umanità. Mm. Ed è un peccato questo. Mm. Allora, Adriana, parliamo un po' del tuo lavoro. Del tuo lavoro che abbiamo parlato, sei stata a Bologna la settimana scorsa, giusto? Sì. Adesso si prospettano altri viaggi, perché tu, mentre sei qua, puoi prendere un aereo e partire immediatamente. Come vive una donna che ha una famiglia poi, no? Sì. E incontrare un uomo che ti dà la possibilità a una donna, viaggia, vai, scopri. Cioè, io conosco bene Luigi, tuo marito, bene, tra virgolette bene, però ha una mentalità che non sembra una mentalità nostra, perché noi siamo un po' radicati, no? Sembra una mentalità di altri tempi. E cosa ti ha fatto innamorare di tuo marito? È un bellissimo ragazzo, lo sappiamo, altissimo, ma perché poi tu ti innamori anche delle mentalità. Sì. Che mentalità hai trovato in tuo marito? Scusa se vuoi rispondere su questa domanda, se no poi dici no, non voglio rispondere. Sì. Cosa hai trovato in una mentalità di un calabrese che è venuto in Venezuela per fare delle gare di surf, diciamo, perché ricordiamo che il marito è un campione di kite, sì. Perciò cosa ti ha fatto innamorare? La mentalità, al di là della persona fisica. Sì, ovviamente, non più che la mentalità, io sono venuta qua appena l'ho conosciuto, anche per capire qual era il suo contesto, soprattutto la famiglia. La sua cultura. La sua cultura e la famiglia, i miei amici. Perché per me questo è tanto importante, io vengo di una famiglia molto unita, molto sì, unita e speciale, e voleva sapere com'era la sua famiglia. Ho conosciuto il nonno Pino, adesso la nonna Anna, e l'ho trovato affascinante la sua unione tra di loro tre. E così ho deciso di andare avanti, perché ho visto che lui aveva una famiglia, la Calabria mi è piaciuta tantissimo. Sai cosa mi ha colpito la prima volta che sono venuta? Dimmi quello che vuoi. La freschezza degli ingredienti, dove andava per mangiare, tutto era, la persona se era super orgogliosa di mostrare, ma guarda, questa è una pasta al pomodoro, ma guarda il pomodoro che l'ho portato io dalla casa della mia cugina. Ecco, questo rapporto tra familiare, diciamo. Sempre con la cosa dell'importanza della freschezza degli ingredienti, questo mi ha colpito, dovunque andava, no, in Venezuela non siete di meno però. Sì, ma è diverso, non è la pasta, non sono gli ingredienti, è un'altra cosa. Noi, per esempio, a Margherita è molto di più il pesce, no? Qua era tutto così, dovunque andavamo a degli amici, ah, non lo so, assaggia queste olive, ma queste olive le ho raccolto io. Sai, quella cura che facevano a ogni ingrediente che ti offrivano, e tu, dove andavamo. Ogni ingrediente che ti offrivano promuovevi la Calabria. Sì, sì, sì. Perché qua è stato, diciamo, la cosa forte, perché tu dall'olivo, per esempio, che è una cosa importante qua, da qualsiasi cosa, da qualche ingrediente, tu fai vedere il bello di quello che si trova in Calabria, nelle nostre terre. Degli ingredienti, i paesaggi, il mare, la montagna, tutto quello che è diverso, quello che ti riempie l'anima, solo di vederlo, di assaggiarlo, io provo a comunicarlo. Ma io ritorno, sì, a tuo marito. La mentalità, sì, di Luigi ti ha fatto innamorare, perché è una mentalità già evoluta, che vedeva oltre, non era la mentalità che c'è di solito in Calabria, parliamoci chiaro. Boh, penso che ci siamo fatti un po' insieme, no? Non lo so, io non lo conoscevo prima, me lo diceva il nonno che era diverso. Io penso che dopo che lui mi ha conosciuto un po', con me deve essere un po' aperto, perché se no non riesco a stare insieme. Per esempio, a me piace muovermi, viaggiare, fare. Se mi chiamano perché devo fare un servizio fuori, io devo andare, non è che non devi rimanere qua perché non si fa, sai, la donna non può viaggiare, non sarei qui già.
Perciò è già questo un punto di vantaggio. Insieme, credo che l'avevamo fatto un po'. Di ma questa vuol dire apertura mentale da parte anche sua, no? Sì, sì, sì. Perché non è facile trovare un uomo con un'apertura mentale come Luigi. Qui è in Calabria. No, perché diciamoci la verità, no? Ho avuto fortuna. Sei stata fortunata, diciamo questo. Poi è una bellissima famiglia, no? Sì. Perché sì, poi sì. Loro le domeniche hanno un camper, sì, dove si muovono e scoprono sempre le bellezze. Qual è la passione? Voi avete la passione del camper? Abbiamo la passione del camper, del kite, e quello, questo mi ha fatto innamorare di Luigi. Quando l'ho conosciuto, wow, come fa kite, sì, però, e la sua passione per quello che fa. Però io ho saputo una cosa, che nel momento che vi siete conosciuti ai Caraibi, in Venezuela, lui, tu pensavi che era una persona malata o barbone? Un po'. E tu questo che vuole? Perché lui era andato in Venezuela non usando creme protettive, là fa un caldo, c'è un sole bellissimo, si è bruciato, ma proprio bruciato viola, mi dicevi, sì, no? Sì, sì. Allora lei pensava che l'attuale marito Luigi, questa persona, quella barba lunga, sembrava un Robinson Crusoe bruciato, terribile. Noi si aveva fatto male, tipo al secondo giorno che è arrivato là per allenarsi è caduto male, si è fatto male sulle gambe, la caviglia. Ma com'è stata la conoscenza? Perché poi non è stato subito, diciamo, un amore veloce. No, perché un po' mi ha dato pena. Io avevo il negozio lì, questo spa davanti al mare, ho visto a lui che ha fatto un salto. Non fatto caso bene che è caduto male, ma dopo l'altro giorno l'ho visto che era al lettino lì al mare, che non faceva niente, penso che l'avevo visto col ghiaccio. Io mi sono avvicinato senza nessun interesse, ma di fare del bene, ho detto guarda, ho visto che ti è successo qualcosa, che cosa è successo, e mi ha raccontato un po', ho detto guarda, per caso c'ho un amico mio che è medico, ti può vedere, sai se ti può aiutare in qualcosa. E poi da cosa nasce cosa? No, un po' per aiutarlo, è stato così, guarda, io ho del ghiaccio là al negozio, vuoi te lo porto, così, sai, perché doveva il ghiaccio... rimanere poche settimane, poi è rimasto tanto. Sì, un po' è stato così, quindi l'amico mio medico l'ho aiutato e così abbiamo fatto un'amicizia. Certo. Dopo che lui segue, come non poteva fare kite, mi ha detto guarda, non posso fare kite, ma ti posso aiutare a te a migliorare con il tuo freestyle. Ho detto ok, perfetto. Lui non si poteva fare kite, mi ha aiutato a fare dei progressi col mio kite. Perché tu sei anche uno che va bene sul kite. Bene, ma non benissimo. Come lui. Esattamente. Io stavo iniziando a fare freestyle, che il freestyle è a fare salti. Lui mi ha insegnato. Il Venezuela, parliamo della tua nazione, il Caracas, dove era. È stato un periodo che non si stava bene negli ultimi anni. Sì. Insomma, eravate penalizzati un po' in tutto. Negli ultimi anni, parlo del Venezuela, sì. Quanto è migliorato da 4 anni a questa parte il Venezuela? Ha migliorato un po'. Come è cresciuto? Intanto come crescere no, ma è migliorata. Continuiamo a avere un sistema politico di praticamente una dittatura, ma con un po' di apertura. Diciamo la dittatura più aperta. Sto parlando di 4 anni fa, quando siamo arrivati qua, e avevo una mancanza di cibo. Non si trovava la farina, non si trovava la pasta, uova, le cose basiche. Era un problema per andare al supermercato. Non era questione di avere o no come comprarle, perché forse tu avevi i soldi, andavi al supermercato e non c'erano delle cose. C'era un problema con la benzina, non c'era a volte sì. È diventato proprio difficile vivere, ma io volevo continuare là, perché anche facevo del volontariato all'ospedale, io cercavo di avere le medicine, perché me lo portavano delle fondazioni negli Stati Uniti e in Spagna, io li portavo all'ospedale, quindi mi sentivo troppo utile in quel momento là. Per me non era così importante avere o non avere la farina o la pasta, aveva il pane o il riso, sai. Ma è stato così difficile, è arrivato un punto dove Luigi mi ha detto no, meglio andiamo in Italia per il nostro bimbo, per non farlo crescere in questa situazione difficile. Tu che hai vissuto in Venezuela in un periodo in dittatura, che cos'è la dittatura vista da Adriana? È una paura di perdere la libertà, perché per comunicare sempre deve essere per attento. Per una che ama la libertà come te, avere paura di perdere proprio la libertà, ecco questa è la domanda. Sì. Cosa significa? Perché ricordiamo che tu sei una giornalista venezuelana, no? Sì,
Sì, una paura di dire una cosa sbagliata o non dire nel momento giusto, anche andare all'ospedale, per esempio. Ma c'è un po' di adrenalina in mezzo, perché se sei una comunicatrice che lo senti dentro, tu devi trovare la maniera di comunicarti, dire lo stesso, ma sottolinei. Non so se mi capisce. Ma questo significa non libertà di una totalmente, sì. Cioè, per una giornalista libera come te, che piace il mondo, piace la libertà, piacciono, diciamo, la libertà della parola, quant'è la sofferenza? È terribile, sì, non poter espressarti come vuoi perché hai paura che dopo te vengano a fare qualcosa o a fare del male a te o alla tua famiglia, no? Per esempio questa campagna che aveva all'ospedale, che io portava le donazioni, lo doveva fare tipo di nascosto, perché la linea editoriale del governo, diciamolo, era che là non stava succedendo niente, che avevamo medicine, cibo, che c'era tutto, che si trovava tutto, quello che loro dicevano al mondo. Quindi andare incontro, comunicare tramite i social che noi abbiamo bisogno di questa medicina o quest'altra, perché così me la facevano arrivare, era andare incontro, mi capisci? Sì, certo. Quindi le fondazioni mi mandavano, io lo facevo lo stesso, certo. Un po' di paura, ma dicevo, lo faccio. Tipo andava all'ospedale e le faceva l'intervista ai medici del momento. Ah, cosa manca? Ah, manca questo, questo, questo. Io lo comunicavo su Instagram e così le fondazioni fuori mi mandavano delle cose. Parliamo di meritocrazia, perché tu sei una giornalista libera, meritato il tesserino, che poi non esiste il tesserino. Come si chiama il tesserino di giornalista in Venezuela? Come si chiama? Come si chiama? No, giornalista. Periodista, ah. Ecco, bravo, il termine giusto, periodista. E pensate che in Venezuela fa il giornalista chi merita, chi è bravo, non certo per raccomandazione, questo è un vantaggio, perché raccomandate il giornalismo, là, qua qualcuno prende il tesserino giusto per prendere il tesserino, invece da voi bisogna meritarlo il giornalismo. Sì, deve fare la carriera e comunicazione. La carriera, essere brava a fare comunicazione, e questo poi... perciò insomma c'è un vantaggio su queste cose nei confronti di... Sì, io non di lo sapevo che era qua, che non doveva fare il giornalismo. Ma per fare il giornalista devi essere... diciamo che il tesserino del giornalista lo fece un dittatore, che era Mussolini, e messe questo tesserino di giornalista dove era, diciamo, si riconosceva la categoria di giornalisti, no? Però poi negli anni è peggiorato, perché gli hanno regalato i tesserini, perciò tutti si sentivano giornalisti. Wow. Capito? E magari chi meritava essere giornalista non è stato giornalista, perciò a me mi piace quando la meritocrazia, quando uno merita il lavoro, al di là del giornalista, il medico, qualsiasi, deve meritare sul campo quello che vale, sì. Non sul pezzo di carta. E invece in Venezuela devi fare, se no non ci arrivi. Sì, devi fare 5 anni di comunicazione, esatto, e poi... Esatto. Poi se meriti... Ok, se non meriti, sì, no. Esattamente, sì. Perciò, però sono 5 anni che devi fare, non fare, devi fare. Devi farli, non sì. Regalare. Mm-hmm. Hai capito? Perciò, insomma, c'è questa differenza con l'Italia, diciamo, perché l'Italia è l'unica nazione al mondo dove esiste il tesserino e non va avanti la meritocrazia delle persone che meritano. Allora, torniamo a... Però tu hai questo tuo su Instagram, hai questo, diciamo... questo social, dove promuovi degli abbigliamenti per quanto riguarda il kite, no? Sì, non è che le promuovo, le ho fatto io questo. Proprio un tuo marchio, marca, sì. Perché tu sei anche una stilista di moda di kite. Un po' così ho diventato, cioè tu sì. Ti sei inventata l'abbigliamento del kite, sì. Che lo vendi su Instagram, lo vedi con i tuoi contatti, un ed è un business, sì. È un e-commerce, è un business a tutti gli effetti, sì. Perciò hai avuto la caparbietà, l'intelligenza di sfruttare in quel momento il kite, uh-huh. Per fare l'abbigliamento tuo personalizzato e venderlo via social, no? Sì. Ma è successo così. E quanto è difficoltoso poi vendere, o è facile vendere i prodotti tuoi su Instagram? Perché poi sappiamo, qua c'è la Ferragni, ce ne sono tanti che sono diventate ultramiliardari con i followers, no? Uh-huh. Qualsiasi cosa puoi vedere va bene. Sì, però per me è successo al contrario. Ecco, fammi io capire. Non avevo prima l'Instagram, io ho fatto questo marchio, avevo il negozio e vendeva nel mio negozio, no, io ancora non avevo un account Instagram. Avevo un piccolo negozio.
Sì, un piccolo negozio. Sulla playa. Sì, al mare di al là. Mare, ma c'erano tanti turisti che per me andava bene così, perché anche io non ho lasciato il mio lavoro come produttrice. Io andavo ogni tanto là in Brasile, faceva produzioni, tornava a questo negozio. Ma è successo quindi il contrario. Prima è esistito il marchio che andava bene, e poi il social. Mi ricordo che è stata una cliente che mi ha detto: ma tu non hai Instagram? Sto parlando di 10 anni fa o 12 anni fa. Ho detto: no, non devi aprirlo così, vendi. Ho detto: davvero? Ok. Ho iniziato, mi ricordo che a utilizzarlo, io ho avuto tipo la mia prima vendita, ho detto: davvero? Ma si vende con questo negozio che è gratis, non devi pagare affitto. Se non paghi la luce. Ho detto: guarda, quindi devo imparare a utilizzarlo meglio. Così mi ricordo, ho fatto un corso all'Università di Margherita per imparare a utilizzarlo. Vedi, si studia sempre. Sì, ricordo un corso di 4 mesi, un diplomato all'Università di là, e là ho imparato che tu, per essere un marchio serio su social, devi avere il tuo website, tuo e-commerce, se no... Spieghiamo queste cose per chi ci vede a casa, perché oltre a Instagram e Facebook ci segue anche a casa. Okay, magari qualche persona anziana non capisce queste terminologie inglesi. È vero, sì. Quindi io ho fatto questo marchio che lo vendeva al negozio fisico e anche dopo su Instagram. Ho imparato che la cosa migliore era avere una pagina web, si direbbe, che si dice oggi e-commerce, una pagina qua web. Vediamo registro 5 minuti che abbiamo a disposizione. Quanti minuti? Siamo già, abbiamo altri 3 minuti, giusto? Ok, per finirla, un e-commerce è tipo un Amazon della vita, una pagina okay, dove tu te colleghi e c'è il sito del marchio dove tu compri online. Quindi ho fatto anche il sito e piano piano ho fatto la comunità su Instagram. Insomma, adesso sei diventata un'imprenditrice a tutti gli effetti. Sì, poi ho conosciuto delle kitesurfisti famosi dal mondo, le ho chiesto di sponsorizzarle, mi hanno detto di sì, e così il marchio si è lanciato al mondo. Un'ultima domanda, ma sì, quant'è il vantaggio di essere donna o uomo a fare un lavoro del genere? No, io penso che no, che è uguale, perché è il talento che devi avere, non ha un sesso, penso io. Quante cose si potrebbero scoprire con Adriana Ayala. Io ti ringrazio, Adriana. Grazie, per essere grazie stata a te. Qua nei nostri studi, fare una chiacchierata con te. È la prima di tante. Ah, la prima in Italia? No, la prima noi. La prima tra nostra, noi, sì, tra di noi. Mi auguro che ce ne saranno tante altre per promuovere tante cose, parlare del bello nei tuoi viaggi, con famiglia o non famiglia. Perciò ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Grazie. A te, alla tua famiglia, logicamente. Mi baci Gesù, che è il bambino, il tuo figlio. E ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Qual è il prossimo impegno che hai e di viaggi? Guarda, oggi sto andando a Gizzeria, che devo fare qua. Gizzeria è più vicino, perché... diciamo che... Devo andare a Napoli fra 2 settimane. Perciò giri sempre. Sì, sì, sì. In bocca al lupo e grazie. Grazie a te, Giovanni. Alla prossima. E grazie a voi.